Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua. Siamo collegati dal Voice Factory Studio, siamo in onda su Voice Factory Television e abbiamo qui un ospite oggi meravigliosa, una carissima amica con la quale adesso parleremo e niente, perché è qui lo saprete, lo scoprirete dopo. Per ora vi dico solo il suo nome e poi parlerà lei un pochino con voi direttamente. Si chiama Kiki. È figlia d'arte in quanto è figlia di un mio carissimo amico e collega, un grande musicista, sassofonista, e si chiama Gil Ventura. Allora, Kiki l'ho conosciuta qualche anno fa, pochi perché siamo giovanissimi, per cui non può essere più di qualche mese fa, dovrei dire. Abbiamo fatto insieme un percorso di studio, io sono stato il suo vocal coach, siamo diventati amici e adesso ci è venuta questa idea che ci dà l'opportunità di essere oltre che ascoltati anche visti, meglio vedere lei, però insomma io mi trovo qui, già mi sono messo i tre quarti, ragazzi, abbiate pazienza, se volete guardate solo da quella parte. Allora, scherzi a parte, adesso vi dirà lei due cose e vi spiegherà anche in cosa consiste questo suo programma che a breve andrà in onda dalla nostra Voice Factory Television. Ecco voi Kiki, vediamo un po' cosa ci dice. Ciao a tutti, grazie Frank di avermi invitato. È tutto vero quello che ha detto finora, infatti è stato il mio vocal coach, colui che mi ha dato la possibilità di poter incidere due dischi che sono usciti nel 2010. Molto dove, carini, peraltro. Dove cantavo canzoni per bambini, infatti invito tutti i nonni, gli zii che ci stanno ascoltando. I nipoti ad acquistarlo, si chiama Mamma Canta e Mamma Canta Che Paura. Sono due CD di canzoni per bimbi propedeutici, quindi sono anche molto utili alle mamme che hanno magari problemi a far addormentare i bimbi oppure a farli mangiare determinati cibi, canzoncine a tema. Questo bene. È un po' bene. Quello che ho fatto. Hai fatto anche altro però. Ho fatto anche altro. Ma non ne vogliamo parlare. Parliamone. No, beh, hai avuto anche questa idea. Sì, questa è l'idea per i bambini, giusto. Poi per i grandi, per il papà e per i nonni. Ecco, e insieme a un'altra ragazza che si chiama Sheila abbiamo composto questo gruppo, Sheila e Kiki. Se andate su YouTube troverete di tutto e di più, ecco. Video carini, freschi, sì, allegri, sì. Che sdrammatizzano, sì, ecco. Ad andare a vedere. E niente, con Frank ci è venuta questa idea di fare questa live TV. È tutto nato grazie a te, cioè a causa tua devo a dire. Causa. Perché avrete, no, a causa. A merito. Per merito tuo. No, nel senso che appunto tu mi ho assistito a una tua diretta su un'altra emittente, una web TV, e di lì niente, ci è venuta l'idea, ma perché non fare anche noi qualcosa, visto che noi abbiamo questa grande passione anche di comunicare, va bene, qui di fare musica e di magari inventarci anche delle cose. Però nel tuo caso c'è anche, sei una bravissima conduttrice, conosci un sacco di gente, di tutto e di più, per cui penso che il tuo programma magari ce ne parlerai tu di questa cosa. Beh, cominciamo a dire, allora, il titolo è definito? L'abbiamo definito, sì. No, comunque ormai è definitivo, sì. Si chiamerà Kiki Live Show. Ovvero andrà in onda dal vivo. Sì, questo è ovvio, dal vivo. E si parlerà un po' di tutto, sicuramente di musica, sì. Ma soprattutto di gossip. Ah, bene. Sarà una web TV rosa, diciamo. Dovrai invitare anche Emily, perché è un altro gossipara. Ecco, siccome io so sempre tutto, sono aggiornata su tutto. Che bello essere così. E in più ho anche la fortuna di trascorrere i miei 3 mesi estivi a Formentera, dove i VIP pullulano, sì. È pieno e se ne succedono di ogni. Ho assistito a cose che... vi racconterò molto divertenti. Racconterai anche episodi. Ho già quelli degli altri anni da raccontare. Sì, beh, certo. Ma cose assurde di questi VIP che si credono chissà chi e fanno ridere. Meraviglioso, bello. Ma ci sarà anche della musica all'interno del tuo programma? All'interno del mio programma, certo. Sai cosa pensavo, se tu pensi che sia possibile inserire magari... qualche volta durante la tua diretta potremmo invitare, non so, magari una mia allievo, mio allievo, certo, e farle esibire, sarebbe carina questa molto cosa. Bello, Poi oltre a ciò so che tu potrai portare anche ospiti di
varia natura, di livelli, natura, di livelli diversi, perché varia natura, ma si può dire che di varia natura, di varia natura, al giorno, sì, giorno d'oggi si sta di qua, di là, di, dal piano, esatto. Per cui niente, io direi, senti, facciamo una prova, perché noi stiamo anche sperimentando qui, dal Voice Factory Studio, le nostre attrezzature. Oggi lavoriamo con una sola telecamera, che è ingombrante, perché l'abbiamo posta però di fronte a me. Dimmi. Avvicinarti, io, a me, perché... Lo so, ma sai, io sono un ragazzo schivo. Dai, non essere timido. No, va bene, mi avvicino più che volentieri. Ecco, adesso sì. Sì, ci stiamo meglio. Allora, dicevo, senti, io farei anche una prova tecnica, perché qui, grazie a questi... alle apparecchiature che abbiamo qui in studio, dovremmo essere in grado di far sentire della musica, solo sentire, non vedere, vedrete noi, ma dovreste poter sentire della musica. Facciamo il playback, vediamo se è vero, se funziona. Provo a partire, vediamo se succede qualcosa. Un brano del mio vecchio gruppo dance, che era stata la sigla del Festival Bar. Wow. Si chiama Videomania. Classica dance anni 80, eh? Comunque è andato in onda 2 anni sui canali Mediaset, era la sigla del Festival Bar di quegli anni. Ecco, era solo per fare così una prova. Te la ricordi? Ok, allora io direi che faremo tra poco, a breve, adesso sei andata fuori fuoco tu, facciamo una breve pausa, quindi bello che questo primissimo piano sia sempre fuori, eh? È svenuta un attimo la telecamera. Calo di pressione. Allora io direi andiamo giù con la musica, anche perché nel frattempo ci sono venuti a trovare degli amici con i quali abbiamo un appuntamento. Ecco, spegniamo la musica. Allora, per oggi facciamo così, quest'anteprima, salutiamo Kiki e la ringraziamo. Grazie a voi di avermi dato questa opportunità e ci vediamo presto. Ci vediamo presto, dai, spegniamo qui per oggi e ci vediamo prossimamente. Troveremo l'indicazione. Ecco, ciao.